Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. 23esima giornata, dovrebbe essere la giornata dove tutti, più o meno tutti, abbiamo fatto l'asta di riparazione e quindi possiamo schierare i nuovi acquisti. 23esima giornata che parte purtroppo di venerdì, quindi fate sempre attenzione a non rischiare. Se un giocatore è in dubbio, ragazzi, se non siete coperti, il consiglio che do io è non rischiare, meglio giocare con un centrocampista in più, un attaccante in meno, 5 difensori, ma non giocare i 10. 23esima giornata che parte appunto di venerdì con Roma-Bologna. Diciamo, da un lato una squadra un po' a pezzi come la Roma, dall'altro un Bologna che comunque sembra in ripresa. Per quanto riguarda i portieri, Lopez gioca in casa, quindi si potrebbe schierare. Skoruski, anche se potrebbe non prendere troppi gol, comunque la Roma è sempre una squadra imprevedibile. Mancherà Lorenzo Pellegrini, quindi tanta indecisione sulla tre quarti della Roma. Potrebbe giocare Perotti, che è rigorista, quindi va messo. Indecisione anche sui difensori, a parte la coppia centrale, sui terzini, da quando si è andato Florenzi sta facendo un po', diciamo, di casino questo Fonseca. Per quanto riguarda il Bologna, la partita è difficile, però ecco, mettere giocatori, gli attaccanti soprattutto di Verdi, se poi non segnano, però se siete in emergenza, un pensierino su Orsolini, su Barro, Palacio, giocatori di movimento, probabilmente io ce lo farei. Fiorentina Atalanta. Diciamo, da un lato una squadra che segna poco e che subisce pochi gol, dall'altro una squadra che segna tantissimo. Per quanto riguarda i portieri, l'Atalanta è imprevedibile, quindi su Dronkowski mettere un punto interrogativo. Per quanto riguarda Golvini, se non avete alternative si potrebbe anche schierare, perché comunque la Fiorentina segna poco, partita difficile per quanto riguarda la Fiorentina. Schierabili i giocatori tipo Chiesa, va messo sempre. Qualche giocatore che potrebbe portare bonus tipo Benassi si può mettere. Sulla difesa Andrei Caudi, anche perché l'Atalanta è una squadra che segna tanto. Per quanto riguarda l'Atalanta, ragazzi, è la classica squadra da fantacalcio, quindi giocatori vanno messi sempre. Torino-Sampdoria. Torino ha cacciato Walter Mazzari, ci potrebbe essere la scossa. Vediamo se cambierà qualcosa in questo Torino. Per quanto riguarda i portieri, secondo me potrebbe essere una partita equilibrata con pochi gol, quindi schierabili entrambi i portieri, soprattutto Siriku per chi gioca in casa. Sui difensori della Torino vengono da un'annata un po' negativa, soprattutto anche Izzo, che l'anno scorso è stato una sorpresa perché ce l'avevo io. Per quanto riguarda i centrocampisti del Torino, a parte gli esterni, a parte Berenguer, gli altri, diciamo, portano pochi bonus, speriamo si sblocchi Belotti. Per quanto riguarda la Sampdoria, partita comunque non agevole, ma nemmeno tanto difficile. Qualche giocatore della Samp si può mettere. Andrei piano sui difensori perché non sta facendo un grande campionato. Tonelli però è uno che l'ha in becca. Per quanto riguarda la zona d'attacco, giocatori che potrebbero portare bonus, Ramirez, Gabbiadini e Quagliarella in dubbio. Gabbiadini forse no, però un Ramirez o un Quagliarella si possono schierare. Verona Juve, questa potrebbe essere una partita, diciamo, che potrebbe riservare qualche sorpresa. Vabbè, per la Juve, giocatore, squadra prima in classifica, top, si mettono tutto. Per quanto riguarda il Verona, molti mi hanno chiesto: Silvestri lo posso mettere contro la Juve? Beh, il Verona è una squadra che subisce pochi gol. Dipende sempre da chi è l'alternativa. Io penso che la Juve, se anche dovesse vincere a Verona, 1-2 gol massimo, quindi si potrebbe anche contenere. Per quanto riguarda gli altri giocatori, contro la Juve è un po' difficile che una squadra come il Verona possa portare bonus. Spal-Sassuolo, ragazzi, qui vedo favorito il Sassuolo, quindi secondo me consigli si può schierare, si possono schierare tutti i giocatori dalla tre quarti in su del Sassuolo. Sui centrocampisti anche qui portano più malus che bonus, sui difensori anche qui non stanno facendo un grande campionato, poi difensori che portano bonus ce ne sono pochi, forse Ferrari.
Per quanto riguarda invece la SPAL, sul portiere si gioca in casa Berisha, ma andiamo cauti, Petagna si mette perché è rigorista, per il resto SPAL veramente veramente poca cosa. Brescia Udinese è ennesimo ribaltone in casa a Brescia, ormai si capisce, chiunque di giocatori confusi gioca in casa con l'Udinese, è una sfida salvezza. L'Udinese ha dimostrato che quando gioca queste sfide le vince quasi tutte, quindi comunque è una squadra che segna pochissimo l'Udinese ma subisce anche poco. Per quanto riguarda i portieri, secondo me schierabili entrambi i portieri, per il resto dei giocatori ragazzi, questi sono, soprattutto per quanto riguarda il Brescia, mamma mia, beh, si possono mettere i giocatori del Brescia, mancherà Torre Grossa che è squalificato, potrebbe ritornare dal primo minuto Balotelli che anche lui è in dubbio. Per quanto riguarda invece l'Udinese, De Poel è l'unico giocatore da fanaraggio, si possono schierare secondo me anche Okape e Lasagna, ma dipende sempre dalle alternative. Genoa-Cagliari, e qui anche qui una partita difficile interpretazione. Genoa viene da un ottimo punto a Bergamo, gioca in casa, l'Atalanta viene ormai non vince da 3-4, ha fatto 3-4 pareggi consecutivi, potrebbe essere l'occasione. Per quanto riguarda i portieri, secondo me sono schierabili entrambi i portieri, ma dipende sempre dalle alternative. Per quanto riguarda Genoa, è eccezione fatta per Crescito che è il rigorista, dubbi in attacco, Pinamonti, Sanabria, ragazzi, Pinamonti finché non si sblocca o vi beccate tutti i 5 o aspettate che si sblocca, stesso discorso per Sanabria. Per quanto riguarda il Cagliari ormai la nuova Atalanta, Nainggolan, Joao Pedro e Simeone che si è sbloccato, sono giocatori che si possono schierare. Napoli Lecce, il Napoli 2 vittorie consecutive, il Lecce ha fatto la prima vittoria in casa settimana scorsa e per il Lecce, soprattutto per il portiere, fate passo. Per quanto riguarda invece il Napoli, è una squadra che concede sempre, però ovviamente schierare un giocatore, ma non perché il Lecce sia scarso per amor del cielo, ma se voi dovete schierare un giocatore, un Falco, un Lapadula a Napoli, vuol dire che non avete alternative, vuol dire che state un poco rovinatucci. Per quanto riguarda il Napoli, ovviamente gioca in casa, sembra essersi ripreso contro il Lecce, schierabili tutti i giocatori, potrebbe ritornare Koulibaly, cioè se il Napoli non fa una buona partita contro il Lecce, meglio che se ne va, si dovrebbe anche schierare il portiere, potrebbe essere la volta buona che il Napoli chiude la partita con una porta inviolata. Parma Lazio, il Parma lo diamo sconfitto tutte le partite, ma è quella squadra che zitto caccio si sta facendo il suo campionato, la darà filo da torcere anche alla Lazio, però la Lazio è una squadra che fa poro, quindi attenzione. A cacchio c'è il portiere del Bologna che gioca a Roma e poi c'è il Parma in casa con la Lazio, cacchio sto proprio rovinata questa settimana. È tosta, la Lazio è tosta, è una squadra che ti fa 2-3 gol a partita, soprattutto con questo cacchio di Immobile, però il Parma quando gioca in casa è una squadra tosta, quindi un Kucka, un Kurtic si potrebbero anche schierare. Per la Lazio ragazzi, ovviamente è uno squadrone, una squadra che sta in formissima, si mettono tutti. Chiude questa 23esima giornata con Inter-Milan, derby della Madonnina. Si mette Padelli, Handanovic è un'altra cosa, potrebbe recuperare. Certo è il derby, i derby, soprattutto quelli di Milano, non finiscono mai ricchi di colpa. Questa volta ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic. Sui portieri è il rischio, ci stanno perché giocano poi domenica sera. Se avete alternative valide, andate sulle altre. Per quanto riguarda, diciamo, il resto della squadra, tante incertezze, soprattutto a Genova non si sa se giocherà Eriksen perché potrebbe recuperare Sensi, in attacco mancherà Lautaro Martinez, sicuro ci sarà Lukaku, Sanchez non lo so, Young sta facendo un ottimo campionato, ve lo vorrei acquistare a quest'asta di riparazione che ci avrò domani sera. Per quanto riguarda il Milan, beh, la vedo dura per il Milan, e a parte Ibrahimovic, Çalhanoğlu, per il resto comunque è sempre un derby.
Io vi ringrazio per aver visto questo video, spero che la vostra asta di riparazione sia andata bene, fatemi sapere chi avete acquistato, fatemi sapere se mi volete dare qualche consiglio su chi acquistare, datemelo pure. Ciao ragazzi!